Questo programma è offerto da Pai Chips Trasparenti, Terra Guarda Aglianico, L'Aguardiense, Speck Affumicato, Citterio, Salame Milano, Spiezia, Valgrana, Ricotta Fresca di Latte di Pecora, Azienda Fiore, Avicola Colangelo, Bocconcini e Ciliegini, Cordisco, Insalata Mista, Rapuano, Natura Vera e Patate Fritte, Tutto Gelo. Benvenuti a una nuova puntata di Sfida ai Fornelli qui dal ristorante pizzeria Acqua di Foggia. È bellissima la cucina. Un giorno cucinerò anch'io. Ah no, forse ho già cucinato. No, ho anche vinto, ma per forza sono fantastico. Anche oggi si sfideranno due concorrenti, VIP contro cliente con V, nel caso dovesse vincere il VIP. Questi soldi, questo buono spesa da 50 euro potrà essere dato in beneficenza ad un'associazione o ad una famiglia che la spesa non la può fare. Nel caso dovesse vincere il concorrente o la concorrente, come in questo caso, potrà fare la spesa in uno dei supermercati con V che si trovano a Foggia ed in provincia. Chi sarà il primo concorrente? Diamo il benvenuto alla signora Norma, benvenuta, buongiorno, benvenuta, buongiorno. Cliente con V, infermiera, sì. A quale reparto? Neurologia, ospedale Riuniti. Neurologia, ospedale Riuniti, e solo per quello, insomma, la ringraziamo, perché loro fanno un grande lavoro, gli ospedali non sono soltanto i medici, ma sono, loro sono l'anima dell'ospedale, diciamolo tutti insieme. Certo. Allora, però lei è una mamma e quindi fa anche la spesa. Certo. E quindi... vediamo che cosa ci hai comprato oggi. Allora, io ho comprato del carpaccio di vitello. Eccolo qua. Facciamolo vedere. Oh, anzi, devo dire, siccome so che l'hai comprato a Mastelloni, a via Mastelloni, ringraziamo Elio che è il re dei macellai, l'imperatore dei macellai, che l'ha tagliato bello sottile. Sì, sottile. Perché questo va tagliato a mano, non a macchina. Attenzione. Poi, attenzione, è importante, è una cosa fondamentale. Poi abbiamo preso del prosciutto cotto, gran cotto, buono, deve essere di ottima qualità. Certo, poi? Poi abbiamo preso del brie, un formaggio. Formaggio francese, cremoso. Però molto, è cremoso. Certo. E si adatta bene alla nostra ricetta. Sì. Un po' di grana. Un po' di parmigiano, di pecorino. Di pecorino. Romano. Ah. Uh-huh. Leggermente piccante, deve dare. Sì, perché deve essere questo contrasto tra i gusti. Una cipolla. E ci sta. E dei pistacchi. Ah! Questo fa sì che io non abbia capito assolutamente nulla di cosa ci cucinerà Norma. Perché che cosa ci cucinerai? Supermercati con V, la differenza in evidenza. Norma, cosa ci cucini oggi? Allora, faccio degli involtini col brie, pistacchio e prosciutto cotto. Soltanto a dirlo mi è venuta fame. Sì, diciamo, non sono degli involtini, non è il solito involtino. Non è il solito involtino foggiano. Foggiano, diciamo, con la carne, ma con il carpaccio, tagliato a mano, mai sia alla macchina, certo. Mi raccomando, perché si fa nera la carne. È vero. Ed è molto delicato e da provare. È da provare. E noi proviamo, iniziamo. Come, questa è una tua invenzione? Sì, questa diciamo è una rivisitazione del set in bocca alla siciliana. Alla siciliana. Che prevede altri ingredienti. Io l'ho rivisitato un po'
e l'ho fatto alla Foggiana. Oh, bello. Alla Norma, anche se Norma è un nome siciliano. Esatto. Però io sono... E non ci sono le melanzane qua. E non ci sono le melanzane. È vero, è vero. Brava. Allora, iniziamo. Partiamo col tagliare il carpaccio, che sì, va tagliato... Allora, le fettine, diciamo, devono essere... Eccole qua. Ovviamente lavorare il carpaccio non è una cosa semplicissima, perché sono veramente molto sottili. Allora, deve essere così piccola la fettina di carpaccio. Ovviamente è una ricetta che impiega un po' di tempo, di pazienza. Se non avete pazienza, non la fate. Però la fame ce la fa venire, la pazienza. E certo. Diciamo. Oh, abbiamo detto che tu sei un'infermiera. Sì. Oh, in un reparto che non è facilissimo, insomma. No, soprattutto adesso, che diciamo riceve un'utenza molto più bassa per la chiusura dei piccoli ospedali. Grazie a quei simpaticoni che hanno chiuso la stalia e i piccoli centri, no, diciamolo. Vabbè, no comment. Ecco. Non comment in questo periodo un po' di critico. Comunque è un'utenza molto vasta, dall'anziano, e poi comunque è un reparto dove molte patologie possono essere diciamo scambiate per patologie neurologiche, tipo viene una vertigine, però che la vertigine può essere un fenomeno otorino, certo, di otorino alla linguetria, ma comunque va approfondita e quindi si fanno ulteriori esami per poter capire, fare una diagnosi differenziale ed escludere problematiche più pesanti, certo, diciamo più. Certo. Però ecco, diciamo, fai un lavoro che è difficile, farai anche dei turni che non saranno il massimo. Faccio sì, la turnazione a te. Però ti piace. Lo amo, sono 17 anni che sto lì e amo il mio lavoro. Mi dà tante soddisfazioni. Questa è già una cosa importante, perché in questo periodo poter fare un lavoro che si ama non è facile. Sì, già come diceva Confucio, se farai il lavoro che ti piace non lavorerai un giorno solo nella tua vita. Sono d'accordo, sono quindi, assolutamente d'accordo. Allora, noi quindi stiamo preparando qua, diciamo, un piccolo, più che soffritto, uno stufato sì, di cipolla. Accendo? Se si mantiene la pentola. Ecco, io nel frattempo ho acceso, poco basso? Sì, basso perché nel frattempo io devo preparare... Allora... Qui stiamo facendo stufare la cipolla, poi... Sì, mettiamo il burro... Come mai burro e olio? È perché comunque il burro comunque addolcisce sempre il sapore... A me non piacciono i gusti molto, molto forti, molto... Ho capito. Allora, prepariamo gli involtini veri e propri. Allora, sfilacciamo un po' del prosciutto e lo posizioniamo sulle fettine al centro dell'involtino. Bene. Allora, per quante persone cucini tu a casa? Allora, noi siamo tre, però siccome alle mie figlie piace quello che faccio, cucino per sei. Ah, vabbè, non dire che sei una buona cuoca, allora, no? Sì, loro non disegnano. Poi ci sono pure cagnolini, gattini a casa mia, quindi nemmeno loro disdegnano la mia cucina. Ecco, quindi cucini anche per loro. Sì, a me i croccantini proprio non li vogliono. Possiamo dire che siete una famiglia allargata, no? Sì, abbiamo un'allegra combriccola, ecco, di animalucci che ci stanno, gatti, cani, avevamo i coniglietti prima in appartamento, sempre ben curati, ovviamente. Poi adagiamo dei listelli. Sì, dei listelli di brie. Sì. Al centro. E andiamo a formare poi, no, dopo ci saranno. Attenzione la cipolla. Io sto attento, sì, attento. Fammi da collaboratore, sì. Piero, perché sennò veramente, ecco, se si brucia la cipolla abbiamo finito. È finito. Spostiamo. Sì, perché okay, nel frattempo all'interno ci mettiamo un po' di pistacchi, triturato. Che, essendo una realizzazione di un piatto siciliano, potrebbero essere quelli di Bronte. Va bene. Potrebbero. Non sappiamo,
Speriamo che siano di Bronte. Speriamo e non siano di Bronte, ecco. E non siano di caramelle, certo. No, e non siano esteri. Ecco, no, perché... no, assolutamente. Diciamo, cerchiamo di. Li abbiamo presi come pistacchi di Bronte, quindi ci vediamo. Quali sono le prossime operazioni? Allora, praticamente qui c'è parmigiano. Parmigiano e pecorino insieme. Insieme. Sì. E andremo ad arrotolarli. Certo. Per poi cuocerli. Dobbiamo fare tipo delle bustine, perché praticamente... Dobbiamo fare tipo delle bustine, perché praticamente il brie tenderà a sciogliersi. Sì. Quindi l'involtino va chiuso bene. Con degli stuzzicadenti magari. Con degli stuzzicadenti. Vediamo tutte queste operazioni. Norma, ci prepariamo a soffriggere. Sì. Allora, adagiamo. Se c'è un coperchio. Usiamo un'altra pentola, usiamo. Sì, allora adagiamo i... Sì, molto, con molta attenzione, perché sono molto delicati. Sì. Ci mettono pochissimo tempo, diciamo. Ovviamente avete visto che io non ho messo il sale ancora. Perché sia il prosciutto... Se hai il pecorino. Possiamo, riusciamo a fare così come coperchio. No, vabbè, allora lasciamo qua. Lasciamo perdere? Lasciamo perdere, lasciamo perdere. Eh sì, dai, così si sfuma. Come detto, non sono proprio degli involtini, sono dei, proprio dei salti in bocca, sono piccoli proprio per questo motivo, no? Sono piccoli, scusa Piero, se puoi sì. Mantenermi. Qual è il tuo piatto principe? A me è un piatto di pesce. Allora, questo è il tritato di pistacchi, ma io ci vado a mettere dopo che ho aggiunto. Sale quanto basta, ovviamente tenendo in considerazione il formaggio e il prosciutto cotto, il brie che già è salato, li rigiro con delicatezza. E poi lo posso assaggiare io? Vabbè, oh, se ci avanza qualcosa te la diamo, dai. Vabbè, va. Giustamente questa è una carne di manzo, quindi anche al sangue si può mangiare, ma mangiare sì, a differenza di quella possiamo, di maiale. Allora, possiamo spegnere? Tu direttamente, direttamente nella padella. Bene, siamo sì. Pronti per impiattare. Tolgo questo così. Ah, a posto, bene. Vuoi levarlo? Sì, togliamolo. Va bene. Ok. Allora, impiattiamo. Questi vanno mangiati caldi. Fatto una buona porzione, brava, da mamma, porzione da mamma. Sì, perché qua c'hanno fame, poi non ti resta nemmeno uno. Certo, assolutamente, brava. Poi io ci tengo che tu assaggi. Si vede che io, insomma, non sono proprio anoressico. Un cucchiaio, se è possibile, vediamo un po'. Sì. Eccolo qua, arriva. Eccolo. Grazie. Mandi un attimo, scusa, perché lo potrei... Al limite ci mettiamo anche delle scagliette di grana. Se ce l'abbiamo, giusto per... E poi questo sugo. Eh sì, perché un po' di brie è uscito e quindi ci ha permesso di... No, ma anche perché, insomma, è proprio peccato buttarlo, è buonissimo. Ecco. Come diceva la mamma di una mia amica, mangi se no si jette. Esatto, esatto. E noi mangiavamo. Valdostana l'amica, vero? Sì, sì, sì. Sì, infatti immaginavo. Va bene. Allora, facciamo vedere questo piatto. Eccolo qua, sa già che ha queste esigenze televisive. Certo. Brava Norma. Allora Norma, facciamolo vedere. Come si chiamano? Allora, salti in bocca alla Norma, al salti Brie. In bocca alla Brie. Norma, al Brie. La parola alla giuria. Oggi non c'è la nostra chef Luisa Cavaliere, perché in ferie, meritate ferie, e c'è il... proprietario di Aqua, che è Romeo Lioce, ottima forchetta e ottimo cuoco. Assaggiamo.
Oh, io assaggio così perché voi lo sapete che devo assaggiare così. Che ne pensi, Romeo? Il sapore è equilibrato. Sapore equilibrato, sono ben cotti. Sì. Si sente bene questo formaggio brie. C'è un bel contrasto con i pistacchi. Mi piace, mi piace. Che ne dici? L'unica cosa è forse un po' troppo olio. Un po' troppo olio. La parola al nuovo concorrente. Supermercati Convi. La differenza in evidenza. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che trafilato in oltre 150 stampi prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. È un nuovo giorno per il pane. E una nuova ricetta nasce da un incontro speciale. Panna con semi di lino e girasole, ricchi di gusto e di elementi preziosi, per un sapore unico, rustico, irresistibile. Grazie al naturale apporto di Omega 3, aiuta a controllare il colesterolo. So che è buono, perché lo faccio io. Forte Pan con semi di lino e girasole. 3 fette ogni giorno, per stare in forma. I biscotti di Leo ti conquistavano subito. Il suo garzone si era innamorato, ma non aveva il coraggio di dichiararsi. Ma Leo la sapeva lunga in fatto di dolcezza. E vissero tutti felici e contenti. O quasi. Fatti in casa di Leo. Bontà senza olio di palma. Caseificio Delizia S.p.A. è molto attento a questi mutamenti di gusti, mantenendo così intatte le tipicità regionali pugliesi, prodotti solo da latte fresco, che grazie alla manualità dei nostri maestri casari creano dei veri gioielli del gusto. Una rete distributiva efficiente, che garantisce sempre assoluta freschezza del prodotto delizioso. Ecco il nuovo numero di Convi Magazine, sempre più ricco, sempre più interessante. In questo numero, 4 chiacchiere in rosso nero, intervista a Luca Martinelli. Cucina, frutta secca, sulla tavola delle feste e non solo.
nutrizione, la canapa, cosa c'è da sapere dal punto di vista alimentare, lifestyle, social eating, il ristorante in casa, tempo libero, tornano a brillare le stelle di Natale Hail e in più gossip, news, attualità, eventi, mostre, sagre nella nostra provincia e non solo, e in più tutti i tuoi programmi televisivi preferiti, tutto questo ed altro ancora solo su Convi Magazine. Diamo il benvenuto al nostro VIP, Michele Marino, direttamente da Peschici. Benvenuto. Salve, benvenuto. Fantastico, perché lui è un dipendente comunale, comune di Peschici. Ma perché un VIP? Perché ha scritto un libro, è uno scrittore famoso a Peschici, è famoso A tavola con gli amici, ed è un libro ovviamente di cucina, e quindi noi ci aspettiamo tantissimo da lui, sarà sicuramente un ottimo cuoco. Vediamo innanzitutto se sa fare la spesa. Cosa hai comprato? Abbiamo comprato la rucola. Eccola qua. Le orecchiette, quelle fresche. Fresche. Poi delle noci. Sì. Poi questi sono gli scampi. Ah, sono gli scampi. Benissimo. Sono gli scampi. Ricordiamo che anche al Combi si possono trovare, sono surgelati perché si trovano al Combi, ma tu ami anche cucinare col pesce fresco, naturalmente. Indubbiamente, maggiormente col pesce fresco. È giusto. Non ho capito anche in questo caso, vabbè, è sicuramente un primo, perché ci sono le orecchiette. Che cosa ci cucinerai? Ecco il nuovo numero di Convi Magazine, sempre più ricco, sempre più interessante. In questo numero, 4 chiacchiere in rosso nero, intervista a Luca Martinelli. Cucina, frutta secca, sulla tavola delle feste e non solo. Nutrizione, la canapa, cosa c'è da sapere dal punto di vista alimentare, lifestyle, social eating, il ristorante in casa. Tempo libero, tornano a brillare le stelle di Natale Hail e in più gossip, news, attualità. Eventi, mostre, sagre nella nostra provincia e non solo. E in più tutti i tuoi programmi televisivi preferiti, tutto questo ed altro ancora, solo su Convi Magazine. Michele, cosa ci cucini oggi? Allora, io voglio preparare, che è un mio piatto praticamente che ho fatto io, come hai visto nel libro, voglio fare un pesto di rucola con gherigli di noci, un po' d'aglio, con scampi e orecchiette. E poi metteremo anche dei pomodori secchi, alla fine salteremo tutto insieme. C'è una grande attenzione ai prodotti del nostro territorio. Solo diciamo, ed esclusivamente prodotti del nostro territorio, del mio territorio, del Gargano. Certo, e poi c'è questo qui che è un valore aggiunto. Questo è il valore aggiunto di pomodori secchi che fa mia suocera, quindi io mi fido senza nulla togliere naturalmente. Assolutamente. Iniziamo, qual è la preparazione? Allora, vediamo. La preparazione, adesso la rucola l'abbiamo già lavata, prendiamo... Sminuzziamo un po', anche se già un po'. Sminuzziamo la rucola. Tu hai una grande passione, perché insomma abbiamo detto che di mestiere fai altro, no, però hai una grande passione per la cucina. Una passione per la cucina. Sì. A casa tua cucini tu o cucina tua moglie? No, a casa mia cucina mia, però ogni tanto il sabato, la domenica poi mi dedico, poi ci mettiamo insieme, abbiamo ospiti, magari lei fa il primo, io faccio il secondo, al contrario. No, ma è una cosa poi bella. L'estate mi piace condividere le mie ricette, la mia passione con gli amici. Ecco, che immagino apprezzino, insomma. Ma no? Penso di sì. Certo. No, certo. No, ma anche se non apprezzano, però me lo devono dire. Certo. Perché io... Noi apprezzeremo sicuramente. Oh, lui viene da Peschici, che come ben sapete, non so se ve l'ho mai nominata Peschici, no? Tutti i giorni praticamente. È un paese bellissimo, forse uno dei più bei paesi del Gargano, io lo dico sempre, che ha tante problematiche, ma è molto bello. E soprattutto quando si vuole si sa cucinare benissimo, soprattutto quando si seguono le tradizioni. No, certo, cioè, bisogna seguire sempre le tradizioni, mai abbandonarle. Assolutamente. Quindi immagino che tu utilizzerai questa argilla di oliva. Indubbiamente. Perché abbiamo le olie agro garganiche. Che produciamo anche noi. Certo, quindi insomma, molta attenzione. Vediamo allora, rucola, che cosa faremo? Raccontaci un po'. Allora, faremo questo pesto di rucola con aggiunta di gherilli di noce, uno spicchio d'aglio. E poi, questo è per il pesto, poi alla fine aggiungeremo il pomodoro, poi i pomodori secchi in padella. Gli scampi vanno saltati poi in padella con il pesto di rucola, dopo un paio, due, tre minuti che il pesto è andato,
e aggiungeremo gli scampi e salteremo tutto poi con i pomodori secchi e serviremo. Vediamo! Allora mettiamo un po' di acqua di cottura, il pesto già l'abbiamo aggiunto. Certo. E lo tagliamo con il pesto. Con sì. Pesto di rucola, peperoncino. La pasta. Nel frattempo vedo che hai lasciato le teste degli scampi, sì, sarà un motivo immagino. Sì, per un ornamento. Ah, che insomma, ecco. Anche l'occhio vuole la sua parte, no? Assolutamente, assolutamente. Eliminiamo anche questo. La rucola ovviamente noi la compriamo al supermercato Convi, ma immagino che tu, da amante della buona cucina, si va direttamente dall'ortolano. Dall'ortolano, direttamente. Oppure nei campi, no? Eh sì, vabbè, l'ortolano quello di Peschici che viene su al mercato e quindi no, non preferisco prendere quella là fresca, insomma. Beh, la rucola è la rucola. Se ce l'abbiamo, certo, prendere quella là che usare prodotti non del posto. Visto che fai le orecchiette, le sai anche fare le orecchiette? Ma veramente, ho chiesto sempre a mia moglie, insegnami a fare i maccheroni fatti in casa, perché li fa troppo, le orecchiette. Ultimamente ha fatto i maccheroni di pasta integrale. Ah, buonissimi. Buonissimi. Questo piatto si può fare anche con la pasta integrale? No, io veramente il piatto di solito lo faccio con le orecchiette integrali. Ah, ecco. Giusto per dare un po' una cosa diversa. Certo, una cosa diversa. Certo. Beh, allora dobbiamo invitare anche tua moglie. Vabbè, ripeto, la invitiamo ufficialmente. Mia moglie, vi assaggio perché bisogna sempre assaggiare. Giustamente, è normale. Tua moglie è proprio brava, diciamo. No, vabbè, sì, è brava, meglio di me, certo. Quindi lei poi assaggia un po' i miei piatti e mi dice buttalo, che è molto meglio. Qual è invece il tuo piatto principe? Io ho iniziato a fare tanti anni fa, ce l'ho anche proposto qui nel libretto, i cicatelli, favette e cozze. Ah. Sempre con le fave fresche, sbucciate, come se poi le incontri sul gelo, poi al momento opportuno. Quindi cicatelli, favette e cozze, deve essere una cosa buonissima. Come mai ti è venuto di scrivere questo libro? No, veramente già ne ho fatti altri. Ah. Però il primo è stato con carne, faccio anche piatti di carne, però adesso ho preferito fare proprio, improntare questo libro solo su prodotti di mare e di terra del nostro. Certo, quindi ne hai fatti altri e gli altri di che parlavano? Nel frattempo lo facciamo rivedere. Vabbè, gli altri carne, anche con gli agrumi, uso molto gli agrumi. Gli agrumi, infatti, poi noi abbiamo un'oasi agrumaria sul Gargano, insomma. Ecco, la cipolla rossa del Gargano. Solo la cipolla rossa dell'ortolano di Peschici. Assolutamente. Che poi quella cipolla, che io non riesco mai a trovare, idem. È particolarissima, perché non è la cipolla rossa di Tropea. No, un attimo, noi abbiamo le cipolle, quelle rotonde, tipo come quelle di Tropea, e abbiamo le classiche che chiamiamo noi spunzala, che è quella cipolla lunga, anche rossa, che si può mettere sul pane arrostito, si può cucinare, che ad esempio la usiamo noi per fare seppie, patate e cipolle. Certo, certo. Usate molto le seppie. Poi sì, vabbè. Diciamo il piatto principe è il troccoli con la seppia ripiena, no? Sì, sì. Puoi abbassare un po' il gas, cortesemente? Sì. Lo abbassare? Sì, abbassa. Abbassiamo. Piatto. Ecco qua, è al minimo. Abbiamo iniziato a scolare la pasta. Eccola qua. Adesso passiamo alla fase della mantecatura. Sì. Il peschiciano doveva per forza fare un piatto di pesce, immaginavamo. Qui possiamo anche spegnere, che non ci serve. Sì. Adesso spegniamo. Meniamo gli scampi. Ecco. Il peperoncino già l'abbiamo messo. E tagliamo i pomodori. Ecco.
questo pomodoro secco. Come lo chiamate a pesca questo pomodoro? I pomodori secchi. I pomodori secchi. Apposta, apposta. In altre zone le chiamano tipo spaccatelle, insomma ci sono vari tipi, varie nomenclature. Ecco, stiamo saltando, sa anche saltare il nostro Michele. Eccolo qua. Un po' di cottura. Un pomodorino. Continuiamo a tagliare questi pomodori secchi, noi siamo la patria del pomodoro. Poi, qual è il piatto tuo, la pasta tua preferita? Le orecchiette? Allora, io prediligo i primi, per antonomasia, prediligo i primi. Sì, le orecchiette, i troccoli, perché è una pasta che la pasta fresca amalgami di più, certo. L'ingrediente. Certo, certo. Invece l'altro tipo di pasta, difficilmente. Poi anche di gusto, insomma, è molto più buona. Sì, 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 sì. Fai sempre un figurone con la pasta fresca, no? Assolutamente. Ecco, stiamo quasi per impiattare, insomma. Sì, quasi, un altro minuto come giusto. Come quello di norma, sono due piatti comunque veloci in un certo sì, senso. Sì, piatti veloci. Perché poi la cucina garganica, a parte quando sono le seppie ripiene, ma c'è un procedimento un po' più particolare. Certo. Quindi... Voi fate i troccoli con le melanzane, fate un sacco di cose... No, con le melanzane la morte sua sono le orecchiette. Sono le orecchiette. Le melanzane ripiene, eh? Ripiene. Uno può fare anche... Certo. Va bene, qui abbiamo. Posso spegnere? Possiamo giusto? Spegnere, sì. Dimmi tu, vedi tu. Ecco qua. Allora, adesso. Ci prepariamo ad impiattare, prendiamo il piatto. Puliamo un po'. Ecco qua. Allora, anche in questo caso sarà difficilissimo per il nostro Romeo giudicare, perché sono due ottimi piatti. Due piatti completamente differenti, devo dire, perché uno è un secondo di carne e uno è un primo di pesce. Quindi sono sempre più contento di non dover essere io a giudicare questi piatti, perché io darei sempre un ex aequo. I nostri cuochi sono veramente bravissimi. Ecco qua. Allora questo facciamo. Aggiungiamo, ci voleva il lato coreografico. Questo li mettiamo così. Stanno bene, stanno a posto. Oh, l'ultima. E poi questa spennellata finale. La mettiamo qua, guarda. Ah, ecco. Facciamo ecco qua. Anche la telecamera. Ecco qua. Il piatto è pronto. Il piatto è pronto. Eccolo qua, facciamolo vedere. Vieni qui. Come si chiama questo piatto? Allora, orecchiette con pesto di rucola, gamberoni, oppure mazzangole, come le vogliamo fare, oppure con gli scampi e pomodorini secchi. Di Michele Marino. La parola alla giuria. Romeo, assaggiamo quest'altro piatto peschiciano, che è completamente diverso dal primo, perché il primo è un secondo, assaggiamolo, va, che è meglio. Prego. Da prendere lo scampo. Sì, dobbiamo prendere il pomodoro, dobbiamo prendere ovviamente lo scampo. Non abbiamo scampo. Anche questo è equilibrato come sapori. Cioè, è bello questo contrasto della rucola col gambero, che il gambero è dolce, no? Con la marognolo, con il gusto marognolo della rucola, sì. Certo. Interessante. Interessante anche questo. Sarà difficile, adesso toccherà a te la parola a lui. Supermercati Convivi portano a teatro e al cinema. Ogni giorno i telespettatori di Convi TV e di Teledauna, muniti di Fidelity Card che abbiano effettuato almeno 5 euro di spesa, potranno aggiudicarsi i biglietti per il cinema, il teatro o l'opera lirica. Nel palinsesto di Teledauna verrà pronunciata una parola chiave. Basta annotarla e comunicarla a Convi sul sito www.convi.it. Ben 120 persone al mese potranno prendere posto a teatro o al cinema grazie all'estrazione quotidiana in diretta a Casa Convi, in onda dal lunedì al venerdì alle 15 sul canale 87 del Digitale Terrestre. I fortunati vincitori verranno nominati in trasmissione e assisteranno allo spettacolo a loro assegnato. Ma non è tutto! Con l'accredito al teatro, al termine dello spettacolo, sarà possibile accedere alle quinte per conoscere gli attori. Fare la spesa da Convi e seguire Teledauna conviene!
siamo arrivati al momento della resa dei conti finale. Come vi avevo detto, non c'è Luisa Cavaliere, ma c'è un altrettanto valido giudice. Romeo, lo so che è difficile. Mi rendo conto che il compito di Luisa ogni settimana è davvero particolarmente gravoso. Non è facile giudicare fra questi due piatti, e quindi, però qualcuno dovrà pur vincere. Direi che più per una questione di mio gusto personale privilegio il primo con il mare, ma non c'è nulla da togliere al secondo fatto dalla signora perché aveva un ottimo gusto. Bene, e allora ha vinto Michele Marino, facciamogli un applauso. Oh, il nostro VIP, che è come ben sai, essendo VIP, vieni. Ti faccio parlare. Oh, siccome sei il nostro VIP, hai vinto questi 50 euro in buoni spesa con V e potrai darli in beneficenza a una famiglia che la spesa non la può fare, allora, o ad un'associazione. Allora, siccome io collaboro con la parrocchia di Santeria Profeta Peschici, però giustamente dovrebbero venire da Peschici a fare la spesa qui, io li lascio a voi che farete buon uso per una famiglia di che queste... non... Per una famiglia di Foggia. Ha vinto in ogni fate caso. Fatto lo stesso. Ecco, diciamo, l'avresti fatto lo stesso anche sì, tu. Sì, immaginavo, sì, immaginavo perché anche perché poi lei. Soprattutto di questi tempi, sotto il Natale, è bene fare un regalo a queste persone che in questi periodi di crisi soffrono un po'. Certo, com'è stata questa esperienza? Ah, è stata bella, la prima volta però è stata bella. La prima volta non si scorda mai. Ecco, sì. È vero. Secondo te invece com'è stata questa esperienza televisiva? Bellissima, tutte le esperienze sono sempre positive. Bene, allora, in questo caso vince Peschici, ma moralmente ha vinto la beneficenza, quindi siamo felicissimi. Io ringrazio moltissimo Romeo Lioce e il ristorante pizzeria Aqua, che è sempre più bello, anche d'inverno. È bellissimo, vedete questa piscina? È bellissimo. Noi ci vediamo la settimana prossima, tornerà la chef Luisa Cavaliere e saremo contenti, ma tu puoi anche rimanere in giuria se vuoi, no, perché il compito è arduo, immaginavo. Grazie mille a Michele Marino, grazie mille a Norma Altilia. Noi ci vediamo mercoledì prossimo e il sabato in replica. Ciao.